Ragazzi, i video inaspettati arrivano qui, proprio per la quarantena. L'indimenticabile storia di due amici, Red. Io sono una volpe. E Toby. Sono un cane da caccia. Siccome in questo periodo comunque abbiamo bisogno di video leggeri e di spargere un po' d'amore. Non farlo se non lo ami davvero. Bando alle ciance, lasciate un mi piace e gustatevi questo video più unico che raro. Seb e Giovi, nemici e amici. Nome. Giovanni. Sebastiano. Cognome. Rattacaso. Serafini. Età. 34 anni. Maggiorenne. Professione. Pasticcere industriale. Compositore. Situazione sentimentale. Sposato con una giapponese. Complicata. Città di origine. Tortora Marina in provincia di Cosenza. Sono nato nella provincia di Trento, in un paese che adoro e che mi vogliono tutti bene. Canale YouTube. Calabrese in Oriente, Giappone. Sebastiano Serafini in Giappone, per quanto riguarda il canale italiano. Seba Cazzo per tutti i contenuti a cazzo che pubblico, a volte anche in giapponese. E poi Sebastiano Serafini per quanto riguarda la mia musica, i miei music video, eccetera, eccetera. Iniziamo l'intervista. Giovanni, perché odi Sebastiano? Siamo ancora amici, vero? No, io non lo odio. Quel tempo è finito. Ora sono un cane da caccia. Semplicemente su alcune cose la pensiamo in modo diverso. Sebastiano, perché odi Giovanni? Tanto tu sai bene che io non porto rancore, per cui... No, io non odio Calabrese. Ci siamo chiariti in privato. In realtà il nostro è un odio-amore. Ma in questo momento molto più amore. Giovanni, cosa ti piace di Sebastiano? Che ha l'intelligenza di una gallina. La sua originalità nel fare video su YouTube. Sebastiano, cosa ti piace di Giovanni? La velocità con cui riesce a fare dei video. È sempre sul pezzo e riesce a fare video veramente a una velocità pazzesca. Cosa pensi del lavoro dell'altro? È molto curioso. È lontano da quello che potrei mai fare io. Quindi è particolare, direi. Io credo che non sono neanche sicuro se Calabrese sappia realmente che lavoro faccio. In ogni caso, cosa penso del suo lavoro? Penso che sia un lavoro stabile, una cosa interessante. Poi io adoro i dolci del 7-Eleven. Cosa pensi dei video dell'altro? Allora, non devo usare parolacce, vero? No, assolutamente no. No. Belle idee. A volte raccontano un Giappone diverso da quello che vivo io. Ma per semplice motivo perché abbiamo due vite diverse. Passioni, lavoro diverso e due legami al Giappone diversi. Quindi ci portano a volte a non essere d'accordo. E diciamo, cosa penso del suo canale? Penso che abbiamo delle vite completamente diverse. Ovviamente vediamo un Giappone completamente diverso perché viviamo un Giappone completamente diverso. Qual è il tuo video preferito del tuo canale? Il viaggio dove racconto il Fukushima. La visita che ho fatto, un viaggio che ho fatto fino già dintorni della centrale nucleare di Fukushima. Quello è uno dei video che ci tengo di più perché è stata un'esperienza molto forte. E difficilmente la rifarei una cosa del genere. L'ho fatto e è stato molto forte come esperienza. Allora, un mio video preferito devo dire che è veramente difficile perché io grazie a YouTube ho creato delle amicizie molto importanti come quella con Mangaka o soprattutto quella anche con Ericottero, specie in questo periodo che insomma non ci possiamo vedere perché noi in Italia ci vedevamo quasi tutti i mesi, anche lei proprio oggi mi ha scritto questo messaggio. Mi manca Erico, abbiamo passato veramente dei bellissimi momenti assieme. In questo momento non ci possiamo vedere, quindi rivedo quei video con nostalgia. Però forse uno dei miei video preferiti è un video inaspettato che mi ha suggerito a caso di farlo, che sul canale in inglese ha fatto tipo 600.000 visite, invece su quello italiano un 100.000, che è il video in cui facciamo finta che a caso è una celebrità coreana in giro per Milano e addirittura la Rinascente ci hanno dato una commessa personale per fare shopping. E questo diciamo che è forse uno dei video più divertenti, mentre il mio video assolutamente preferito è quello in cui racconto la fine di una storia, un video molto personale che mi sembra, leggendo i commenti, che abbia toccato molti di voi. Devo dire che era un video che non mi aspettavo di fare visite e che mi ha fatto veramente piacere vedere i vostri commenti e mi ha connesso di più con voi.
Qual è il tuo video preferito del canale dell'altro? È il video fatto con elicottero, i lati negativi del vivere in Giappone. Quello mi è piaciuto perché c'è stato anche un po' di obiettività da entrambi, in base a quello che loro ritengono siano i motivi. Quello mi è piaciuto parecchio il video. A me piacciono molto i video, diciamo, dove si fanno i home tour, quindi forse uno dei miei video preferiti è dove fa vedere casa sua. Anche se devo dire mi sono piaciuti molto anche i suoi video risposta barra insulto. Perché a me piace essere maltrattato ogni tanto. No, scherzo, non fatelo mai. YouTuber preferito? Barba Scura X. Stefano Piffer e Lilletta Eli mi piacciono molto, mi fanno molto ridere, sì. Ma ce ne sono molti che mi fanno ridere, anche Marion, divertentissima, anche se fa dei video su film delle Barbie che io non ho mai visto, ma il modo in cui parla mi fa talmente ridere che sicuramente devo nominare anche lei. Chi ha più follower nella propria città? Ah, sicuramente lui. Io vengo da un paesino piccolo, calabrese, quindi non sono molti. Sicuramente fosse più lui. A dirvi la verità non lo so, cioè penso lui, anche se devo dire che veramente io vivo in un paese molto piccolo e devo dire che in tantissimi guardano i miei, non è che guardano i miei video, però chiedono a mia mamma o mia zia gli autografi miei, mi fa troppo ridere. Chi è più social? Chi è più social? Sicuramente lui. Lui vive di social, l'immagine gran parte è quello che è. Che è la sua più che la mia, il mio è solo un hobby. Per quanto riguarda Instagram, quello in inglese eccetera eccetera, sì, forse sono più social io. Mentre per quanto riguarda YouTube Italia, penso che lui faccia molti più video, quindi forse è più social lui dal punto di vista di YouTube Italia. Quindi non lo so sinceramente, penso che tutti e due siamo super social e non social allo stesso tempo. Da quanto tempo vivi in Giappone? Intorno ai 5 anni, poco più di 5 anni. Dal 2008, quindi una decina d'anni. E poi me ne sono andato via per un anno e mezzo, che ho fatto mezzo anno in Thailandia e un anno in Italia, e adesso sono di nuovo qui stabile, ho appena rinnovato il visto, quindi 10 anni, sì. Quale espressione dici più spesso in giapponese? Ah, sukoi, gambatte, wakatta, wakarimashita. Soprattutto le ultime due perché le uso parecchio per lavorare, visto che lavoro a contatto con giapponesi, manager, ed è una cosa che la uso parecchio. Shoganai, non ci si può fare nulla. Oppure Hontoni, Scaresama desu, quando qualcuno finisce di lavorare. Ma non c'ho proprio una frase che dico più spesso, ecco. In italiano? In italiano non lo so, l'espressione che uso di più in italiano. Capisci? Forse quella. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Chi spende di più in un mese? Credo lui sui vestiti, roba di riguarda comunque cosmetica. Penso di... Soprattutto i fondotinta nei video, Zeba, quelli costeranno. Io spendo perché ho comprato casa in Giappone, quindi sì, ho una famiglia, quindi sì. Spendo, non si sa, non so, beh, più o meno credo che spendiamo. Il Giappone è caro. Probabilmente spendo più io perché viaggio di più, poi comunque io ho anche tante spese perché devo pagare tante persone quando lavoro, per esempio, che ne so, c'è un chitarrista che per una colonna sonora mi deve fare una canzone, qualcosa così. Mentre per i vestiti non spendo nulla perché spesso me li mandano e poi sinceramente io nei video magari intanto mi tiro, ma in realtà vado tutti i giorni in palestra, quindi cioè sono quasi sempre vestito in tuta se non devo fare niente, quindi su quello non spendo niente. Penso proprio io per quanto riguarda i viaggi o magari comprare immobili eccetera eccetera. Chi è più alto? Non lo so, io sono 1,84 m. Tu sei, quando sei? Chi è più alto? Penso lui. Io in realtà non sono molto alto, sono tipo 1,80 m, anzi un filino di meno. Penso lui a vederlo dai video, però sinceramente non lo so. Chi è più bello? Lui, sicuramente, più di me, perché l'immagine la cura molto più di quando la curo io. Io sono nata dal riflesso del sole sull'acqua. Sono figlia della rugiada che bagna le piante al mattino. De gustibus, a ognuno può piacere una tipologia o un'altra. Chi è più forte? Non lo so, fa molta palestra lui, ma io sono comunque grosso.
mi alleno tantissimo in palestra, però poi vado sempre in giro con male dappertutto, perché o mi fa male, cioè ci sono i giorni che mi fanno male le spalle, i giorni che mi fanno male i pettorali, perché ogni volta mi alleno e quel giorno non riesco a muovere poi delle determinate cose. Quindi se mi prendete magari in un giorno tranquillo, forse io, in un giorno in cui mi sono allenato, forse lui. Chi è più peloso? Io non faccio cerette. Forse lui si depila più di me. Penso più lui, cioè così. Penso lui, però non lo so. Cibo giapponese preferito? Facciamo ad un video di un'ora se faccio la lista. Sushi, tempura, soba, yakiniku, okonomiyaki, takoyaki. Il mondo, mangio qualsiasi cosa tranne il natto. Mi piace tutto, forse uno dei piatti che mi manca di più quando sono in Italia, però sapete che è il natto, perché è una cosa che non riesco a trovare, mentre il sushi lo riesco a trovare in Italia, ma il natto faccio più fatica, ecco. Cibo italiano preferito? Salame paesano calabrese, anduia, cioè sono calabrese raga, c'è pure il nome sul canale. Tutto quello che cucina mia mamma. Posizione preferita a letto? Ce ne sono molte. Non la dico. Io di solito dormo con le mani sotto il cuscino e di lato, anche se talvolta dormo completamente con la faccia rivolta verso il cuscino. Chi è stato più sincero in quest'intervista? 50-50? Giudicate voi. Saluta l'altro con una frase nel tuo dialetto. A Sebastià, un abbraccio, te voglio bene, fai bravo, ricordati che in Calabria diciamo una cosa: quando il diavolo ti accarizza vuole l'anima, quando il diavolo ti tocca vuole l'anima, quindi attento a volte a chi hai intorno. Vabbè ragazzi, in ogni caso questa è la fine del video, spero che il video vi sia piaciuto, spero che da questo video comunque possa nascere, non lo so, forse un'amicizia o comunque almeno un rapporto più amichevole. Io faccio questo canale YouTube per farvi conoscere il Giappone, quello che vedo io, che non è il Giappone magari assoluto o il vero Giappone, però è il mio vero Giappone, se volete. Io e Calabrese alla fine facciamo cose anche piuttosto simili e sinceramente è brutto che per merito suo, perché è sempre lui, si deve sempre mettere uno contro l'altro, perché sinceramente a me non mi va e non mi va più. Siamo scambiati tantissimi vocali e devo dire che la persona che magari vedete nei video, che magari spesso mi attacca, forse non è quella con cui io ho avuto modo di conoscere su Instagram, quindi spero insomma di non essermi sbagliato. Poi un'ultima cosa, chiarezza su, e poi non ne parlerò mai più, Chris. C'è una visibilità positiva e una visibilità negativa. Se io ti presento dicendo hai detto cose molto gravi, hai dato false speranze, che manco Vanna Marchi, è normale che la visibilità che ti posso dare è ha fatto queste cose, però non è il male assoluto e non si merita che la sua famiglia venga minacciata di morte. Capite che c'è una grande differenza. Quindi chi mi ha detto che mi devo vergognare perché ho dato visibilità a questo personaggio, andatevi a vedere il video e andate a capire che tipologia di visibilità ha dato a questo personaggio, perché il suo avvocato, l'avvocato di Chris, mi ha chiesto di rimuovere il video, che ovviamente non ho fatto perché dico che cavolo, mi sono andato apposta a fare l'intervista, ho aspettato un'ora davanti al suo hotel e devo togliere il video. Per quale motivo? Perché faccio un po' di chiarezza sulla disinformazione che ha dato, non lo trovo giusto. Con questo finisce questo capitolo, questa guerra della terra di mezzo, e abbiamo unito le due fazioni. Ora basta con i sogni. Ora che vi siete ritrovati, dovete trasformare il vostro sogno in realtà. E presto, prima che sia troppo tardi. Anche se si hanno due idee diverse su alcuni argomenti, questo non vuol dire che non si possa trovare un punto di incontro. Andare oltre quello che può essere il pregiudizio. Grazie Seba per l'ospitata sul canale. E prossimamente ci sarà un video anche sul mio. Fai il bravo, mi raccomando. Saremmo amici per sempre, non è vero? Sì.